Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Pianeta Milan. Noi siamo i Black Davis, questo è il canale di Pianeta. Let's go! Partita, bro, blanda. Dal punto di vista del risultato, tanti cambi, soprattutto nella nostra fase offensiva. Se Ante Rebic avesse segnato quel gol dove si è trovato tu per tu con il portiere dopo 13 minuti di gioco, forse staremmo parlando di un'altra partita. Lo abbiamo detto anche nelle nostre pagelle, che vi invito a seguire sul canale dei Black Davis, link qui sotto in descrizione. E quindi ci portiamo a casa questo 0-0, l'Empoli ha messo il pullman dietro, non ricordo occasioni dell'Empoli, non ricordo parate di Magic Mike, non ricordo tiri verso lo specchio della porta dell'Empoli, né fuori né nello specchio, zero. Ragazzi, quindi queste pagelle lasciano anche un po' il tempo che trovano, anche perché diciamo che il nostro tallone d'Achille ieri sera è stato la fase offensiva, ragazzi, che veramente non abbiamo saputo concretizzare al massimo le occasioni create. C'è stato annullato un gol, giustissimo, per fallo di mano di Olivier Giroud. I rigori sono d'accordo che erano inesistenti. Diciamo che andrebbe rivisto quello su Teo, perché non l'ho rivisto bene. Quello però, su Teo sulla linea della rigore. Quello non l'ho visto bene, però vediamo. Va bene. Partiamo subito con le pagelle. Teo Hernandez, voto 6. Ragazzi, tutta la nostra fase difensiva gli abbiamo dato un bel voto, perché comunque è la sufficienza. Hanno fatto la loro partita. Assolutamente. Teo Hernandez, orfano di Leao lì davanti nel primo tempo, si è trovato molte volte a fraseggiare con Rebic. Gli ha dato dei buoni palloni. Assolutamente. Poi tante volte Teo non è stato ordinato con la palla. Un po' impreciso. Pobega, voto 6,5. A noi è piaciuto Pobega perché nel primo tempo ha fatto il ruolo di, diciamo, fra virgolette, tonale Benasser, che in fase di possesso si abbassava sulla linea di Ciao e Tomori a impostare il gioco, ha recuperato un po' di palloni, ha fatto anche un bel po' di lanci, è andato anche alla conclusione vicino allo specchio della porta, deviata in calcio d'angolo, Tom Pobega. Bravo Tommy, non vede il campo spesso, non lo vede tanto, però ieri il suo compito l'ha fatto, assolutamente. 6,5 meritatissimo per Pobega. Ante Rebic, voto 5,5, non raggiunge assolutamente la sufficienza. Ante nel primo tempo si trova tu per tu con il portiere e gliela tira addosso centrale senza guardare la porta. Non guarda neanche la porta. Quando riceve la palla lo vediamo ancora un po' disordinato, confuso. Troppo confuso. Cioè, è inverosimilmente al contrario di Origi. Cioè, nel senso, Origi, bene o male, almeno ordinato col pallone, ok? Almeno quando deve stopparlo. Però non ha grinta, cioè, non è volenteroso né niente. Mentre Rebic è pure volenteroso. Cioè, l'ho visto che pressava, ci provava. Però, ragazzi, è proprio una questione qualitativa. Cioè, non so. Qualità bassa, bassissima di Rebic, bassissima. Divocco Origi, voto 5, il peggiore. Brother, rimane ancora veramente... Ragazzi, ve l'abbiamo già detto, è comunque la nostra più grande delusione di questo campionato, ma perché ci aspettavamo tutt'altro da lui, ragazzi. Troppo lezioso, troppo molle, non è cattivo, una punta, la prima caratteristica che deve avere, la cattiveria, non ce l'hai. Poi vai sull'esterno, bene o male alcune azioni che puoi fare, che puoi concludere, ma non le concludi, cioè... Concretezza e cattiveria zero. Assolutamente. Peggiore in campo. Quelle entrate dalla panchina, Leao 6, ha provato a creare un po' di scompiglio, un po' di panico, ha buttato dentro un po' di palloni. Insomma, Rafa ci ha provato. È entrato con l'appeal giusto, diciamo. E ripetiamo, con quest'Empoli tutta dietro, coperta, interrompere le linee di passaggio non era facile. Comunque Rafa ha dato il suo contributo. Olivier Giroud, voto 6, è entrato, è successo di tutto, ha segnato di mano, Olivier ha lottato con Luperto, Oli si merita questo 6, non può avere l'insufficienza, perché comunque è la sua voglia. Peccato veramente per quel gol che ci hanno tolto. Io ho esultato come un pazzo, raga, però questa esultanza si è fermata qui, mi è rimasta ancora qua. Spero che la facciamo tirare fuori mercoledì il resto di quelle giornate. Un momento migliore, ragazzi. Assolutamente. Charles de Ketelaere senza voto, ragazzi, troppo poco per dargli un voto. Florenzi, sono molto contento dell'ingresso di Florenzi, che lo rivediamo in campo, ragazzi. Sì, 6 più comunque voto a Florenzi. Sì, appena entra fa una cappellata, fa partire un contropiede dell'Empoli, però poi dopo fa la partita che deve fare, tenta 3.000 cross, anche l'assist sul gol annullato di Giroud suo. Raga, questa è la Florenzi.
grinta, cuore e anima. Assolutamente, spero che continui sempre di più a carburare, perché adesso che non si infortuni, perché adesso entriamo in una fase importantissima del campionato e abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di Florenzi, Alessandro Florenzi, Ale Flore. Brian Diaz, voto 6,5. Beh, Brahim, ragazzi, è in canna, ragazzi. Cioè, è in canna, raga, si vede che in forma, diciamo, si vede che Brahim e Selemec sono quei due giocatori che in questo momento proprio vedo con una fiducia in più, con una marcia in più, con una voglia in più. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate così. Assolutamente. Mercoledì abbiamo un appuntamento con la storia. La partita di ieri, ragazzi, ci dispiace perché volevamo questi tre punti, volevamo allungare sull'Inter. Però comunque vedendo la gara siamo tranquilli, perché comunque abbiamo visto la nostra squadra provarci, abbiamo visto la nostra squadra non snaturarsi, abbiamo visto la nostra squadra comunque sempre propositiva davanti. Comunque non sono quelle partite pareggiate del cavolo che vedevamo senza gioco, senza allora idea. Raga, è stata una partita, confrontatevi Milan Salernitana con Milan Empoli e ditemi se sono due partite uguali. Cioè, io non credo proprio che siano due partite uguali, ecco. Assolutamente no. La nostra squadra c'è, spero che tiri fuori la grinta giusta, soprattutto mercoledì. Questo pareggio ci portiamo a casa, un po' amaro, volevamo i tre punti, però ragazzi, è andata così. Complimenti all'Empoli, che dal punto di vista tattico, io ripeto, all'Empoli ha fatto la sua partita. L'Empoli è venuta qua, ha fatto la partita giustamente che doveva fare, è riuscita a portarsi a casa un buon risultato. E se l'è portata a casa, assolutamente, ragazzi. Andate a seguire l'altra metà delle pagelle sul nostro canale, sul canale dei Black Devils, link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo assolutamente nei prossimi video, ragazzi. Ciao a tutti e forza Milan sempre!